Ciao Maker, benvenuto su Zio Orso, il mio canale dedicato al fai da te. Qualche tempo fa stavo guardando un video di Matley nel quale lanciava una sfida, la One Board Project. Ho deciso di aderire alla sfida e oggi vi faccio vedere il mio progetto. Ma cos'è la One Board Project Challenge? Ossia la sfida lanciata da Matley. Tutto sta nel realizzare un oggetto, un progetto, tutto da una sola tavola. E eccola qua. Una tavola che ha come misure quella di 1 metro per 20 cm e 18 mm di spessore. Matley ha dato anche come indicazione che si potevano usare come tecnologie ausiliarie la stampa 3D e quindi si poteva apportare del nuovo materiale che non era incluso quindi in quello della tavola tramite la stampa 3D. E invece io ho voluto fare un progetto, tra l'altro un oggetto simile a quello fatto da Matley, quindi uno sgabello, però senza altro materiale d'apporto, ma nessun altro materiale d'apporto, quindi neanche viti, colla, nulla. Uno sgabello interamente fatto di legno e incastri. Sarà un progetto che comporterà una buona progettazione perché non si deve buttare via niente o quantomeno il meno possibile. E deve essere tutto studiato al millimetro. Speriamo di riuscire in questa sfida e speriamo che il progetto venga bene. Guardate il video e vediamo insieme se ci riusciamo. Iniziamo con il delimitare i tagli che andremo a fare sulla tavola in questione. Io ho progettato questo oggetto con Fusion 360, però l'ho fatto in modo grossolano, nel senso che non ho tenuto conto del materiale che verrà asportato con i tagli e quindi alcune volte dovremo usare degli accorgimenti e dovremo adattare un pochino il progetto a quelle che sono le esigenze costruttive. Vediamo insieme. Ecco qui, abbiamo tagliato i tre pezzi principali, quindi abbiamo la base e le due gambe che, come dicevo prima, abbiamo asportato circa mezzo centimetro di materiale ad ogni taglio. Abbiamo fatto due tagli, quindi la tavola risulterà adesso in totale non più 1 metro di lunghezza, ma 99 centimetri. Ad ogni modo le due gambe sono perfettamente uguali, abbiamo asportato la stessa quantità di materiale per ogni gamba. Adesso andiamo a progettare gli incastri e i prossimi tagli. Thank you.
Allora eccoci, abbiamo tutti i nostri componenti fondamentali, quindi abbiamo ottenuto la gamba sinistra, la gamba destra con un abbozzo di incastro, abbiamo ricavato dalle gambe dei listelli che serviranno per irrigidire la struttura come traversi e quindi anche la base su cui sedersi, che ancora deve avere i suoi incastri per ospitare quindi le gambe. Adesso procediamo quindi con il ricavarci tutti gli incastri, una bella levigata e poi assembliamo il nostro manufatto e vediamo se regge. Approfitto anche per invitarti ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e a spuntare la campanellina così non ti perderai i prossimi video di Zio Orso e iscriviti anche al canale Telegram così non ti perderai le offerte che selezionerò per me e per te, dal web. Eccoci alla fine del video, amici. Lo sgabello è venuto abbastanza bene. Il mio One Board Project lanciato da Matley è stato realizzato soltanto con una tavola, senza materiale d'apporto, quindi niente viti, niente stampa 3D, niente di niente, solo la tavola, gli incastri e olio di gomito. E devo dire, ho incontrato alcune difficoltà durante la realizzazione dello sgabello, dovute al fatto che non ho ancora attrezzatura adatta a fare gli incastri perfetti, quindi non avendo degli scalpelli di buona qualità, non sono riuscito a fare questi incastri precisi. L'ho fatti con le lime e con il seghetto alternativo, sono venuti abbastanza bene, si incastrano abbastanza bene, sono discretamente precisi, però magari quando avrò il materiale giusto per fare le attrezzature giuste, per fare gli incastri fatti bene, magari ci riprovo e lo faccio un po' meglio. Comunque, al momento sono soddisfatto. Volevo ricordarti di seguirmi anche sui social, quindi seguimi su Facebook e su Instagram e trovi tutto quanto in descrizione. Iscriviti al canale e spunta anche la campanellina se non l'hai già fatto, così non perderai i prossimi video che metterò online. E poi trovi sempre in descrizione il mio canale Telegram, lì metterò ogni tanto delle offerte che troverò
online qualcosa di conveniente che potrebbe interessare sia me che voi. Quindi seguitemi anche lì se volete. Non voglio più dilungarmi, quindi al prossimo video. Ciao!